delitto imperfetto della settimana riguarda Matteo Salvini, che è un po' l'altro Matteo emergente della politica italiana. La domanda è: sarà vero che è un politico nuovo? Ecco, stasera non è qua eccezionalmente, ci scusiamo con i telespettatori, e la gente ormai è così abituata a vederla in televisione che poi quando arriva il meteo, il segnale orario, e uno non lo vede sulla lancetta o sulla nuvoletta, si domanda subito se non sta bene e dove sarà mai finito. Nei primi due mesi del 2015 ha totalizzato 73 partecipazioni a programmi, praticamente uno più un quarto al giorno, comprese le domeniche, senza contare i telegiornali, totale 24 ore di riprese della sua faccia e 18 ore di parola, che tra l'altro lui ha una parola molto, molto sempre molto varia, molto profonda. Le più ricorrenti sono queste: padroni a casa nostra, immigrati a casa loro, Renzi a casa, se entri a casa mia ti sparo. C'è sempre la casa, no? dove c'è Salvini c'è casa, è un po' come Barilla. Poi l'altra è Fornero vaffanculo e soprattutto Vacia Pairat, che è un po' la sua dichiarazione programmatica, proprio ideologica, possiamo dire culturale. Soltanto Renzi ha fatto meglio di lui, ha avuto 55 ore in due mesi più i telegiornali, però lui è Presidente del Consiglio, mentre il povero Berlusconi 7 ore e il povero Grillo 3. Praticamente la sera Salvini non rincasa neppure più. Quando chiudono i programmi di terza serata lo ritirano nei magazzini degli arredi con le sedie, le scenografie e il maggiordomo di Vespa, lo coprono con un telo verde per la polvere e al mattino lo ritirano fuori come nuovo, pronto per la prova del cuoco e gli altri programmi della mattina. Il mese scorso, sono stato testimone io, aveva scoperto che gli mancava Chi l'ha visto e infatti ha subito chiesto alla Sciarelli in un corridoio della RAI se lo voleva invitare, però se c'è uno che lo vedono tutti è proprio lui e quindi poi non l'hanno invitato a Chi l'ha visto. La sua prima volta in televisione fu addirittura a 12 anni, quindi una vocazione molto precoce, aveva i capelli a pagoda e partecipava a un quiz che si chiamava Doppio Slalom con Corrado Tedeschi su Canale 5. Poi ci è tornato in televisione nel 93 quando aveva 20 anni al Pranzo è servito con Davide Mengacci su Rete 4 e lì era ancora in giacca, non aveva ancora la felpa. L'anno dopo esordiva in televisione anche Renzi alla Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno, quindi ci è mancato un pelo che i due Mattei si incontrassero negli studi della Fininvest. Comunque torniamo al nostro delitto imperfetto e alla nostra domanda. Salvini è nuovo? A giudicare delle felpe sì, perché le cambia continuamente, sono sempre nuovissime. A giudicare dalla biografia un po' meno nuovo. Diciamo pure che è il leader politicamente più vecchio di questa seconda repubblica ancora in scena. Ha appena compiuto 42 anni di età, di cui 22 a carico nostro praticamente. Prima invece era a carico dei genitori. È entrato in politica nel 1990, 4 anni prima di Berlusconi, che è giovanissimo, un pischello praticamente al confronto di Salvini. Mai lavorato in vita sua, naturalmente, a parte qualche mese in un fast food di Burghi, quando faceva il primo anno di università al corso di storia alla Statale di Milano. Ma è stato solo un attimo, poi è guarito, ha subito smesso di lavorare perché l'hanno eletto immediatamente consigliere comunale e appunto ha dovuto interrompere il lavoro, ma non gli studi. Infatti ha proseguito i 4 anni canonici più 16 anni fuori corso e poi si è arreso a 5 esami dalla laurea, così almeno dice lui nella sua biografia ufficiale. Dal 93 è ininterrottamente passato da una poltrona all'altra senza mai scendere nemmeno un secondo, sempre con il culetto al caldo, segretario giovanile della Lega, segretario cittadino, segretario provinciale, segretario federale, direttore di Radio Padania Libera, consigliere comunale, deputato, europarlamentare. A Bruxelles è sbarcato nel 2004, quando Bossi è stato colpito da ictus, ma allora Salvini, per garantire una giusta presenza della famiglia in Europa, si è portato dietro il fratello di Bossi, Franco Bossi, come assistente parlamentare. La Lega di una volta, quella contro Roma Ladrona, l'avrebbe chiamato porta borse, no?
che però insomma, è ben pagato, anche se ha una brutta fama, il portaborse, perché prende 12.750 euro al mese. E uno per l'assistente parlamentare in Europa suppone, no, che questo Franco Bossi parlasse fluentemente le lingue, capisse di economia, di materie giuridiche, eccetera. Invece il Bossi, fratello, sapeva tutto di valvole, pistoni, pompe ad acqua. Ha fatto la terza media, poi le commerciali, ha un negozio di autoricambi a Fagnano Olona e allena la squadra di ciclismo della Padania. Ecco, questo era il tipico curriculum proprio del funzionario europeo che Salvini si è portato a Bruxelles e a Strasburgo, perché lui è fatto così, attaccato molto alla famiglia, sia quella di Bossi, sia soprattutto la sua. Pensate, la ex moglie Fabrizia Jeluzzi l'ha sistemata per 10 anni al Comune di Milano con contratti a chiamata da parte delle giunte Albertini e poi Moratti. Poi si è messo, dopo il divorzio, con un'altra compagna, Giulia Martinelli, e Salvini, stavolta l'ha piazzata in regione perché il Comune era già occupato dalla moglie, assunta anche lei a chiamata diretta dalla giunta Maroni, 70.000 euro all'anno, non male. Per fortuna la nuova fidanzata un lavoro ce l'aveva già prima di conoscerlo alla RAI, è Elisa Isoardi che alla mattina conduce a Conti Fatti, un programma di economia domestica su Rai 1. Un mese fa si è scontrata proprio con Flavio Tosi, il sindaco di Verona, che guarda caso aveva appena litigato col suo moroso. È proprio economia domestica, come dice il programma di Rai 1. Eppure, quando scoppiò lo scandalo della Family, no? I fondi pubblici della Lega che Belsito, il tesoriere, aveva sperperato per mantenere, fra l'altro, oltre ai diamanti, i figli di Bossi, Salvini aveva fatto il moralista, proprio su Twitter aveva scritto: la mia paghetta ai miei tempi era solo 500 lire. Però pochi mesi prima Salvini era in vacanza con il Trota. Ci sono le foto su internet e adesso al processo contro Belsito ha ritirato la Lega dalla parte civile, rinunciando così a recuperare almeno una parte del bottino rubato. Incazzatissimi le decine di giornalisti del giornale La Padania che sono finiti in cassa integrazione proprio perché la Lega ha svuotato le casse. E gli scandali continuano, come abbiamo visto anche sotto Salvini, l'altro giorno notizie di presunti finanziamenti illeciti in Piemonte, nomine pilotate nelle ASL della Lombardia, ne parla l'Espresso in questo numero, altre sospette ruberie in Emilia-Romagna. Speriamo che non debba farsi una nuova felpa con scritto ladroni a casa nostra, perché è già successo tra l'altro. Però va detto, il forte di Salvini è la coerenza, ecco, questo proprio roccioso tetragono. Nel 97 si tennero le famose elezioni per il Parlamento del Nord e Salvini capeggiava una lista che si chiamava Comunisti Padani. E 10 anni dopo, nel 2008, dichiarò ancora: io non ho smesso di essere di sinistra, non ho cambiato le mie idee, c'è ancora bisogno di una sinistra seria in Italia, faremo campagna elettorale su temi di sinistra. Infatti adesso è il cocco di Marine Le Pen e marcia con i fasci di Casa Pound, che però sia la Le Pen sia Casa Pound intanto arrossiscono a sentirlo parlare, tipo per esempio nel 2009. Quando Salvini venne beccato a cantare Napoli merda, Napoli colera, sei la vergogna dell'Italia intera, e poi propose qualche giorno dopo, tanto per migliorare la situazione, dei posti riservati ai milanesi sui tram e gli autobus di Milano, come nel Sudafrica ai tempi dell'apartheid. Adesso invece sta con le destre nazionaliste e cerca voti al sud, che finora gli ha risposto abbastanza a pernacchie. Chiede più tasse sui videogiochi, ma nel 2012 la Guardia di Finanza lo beccò che incontrava un lobbista della Sisal che non amava molto i controlli della Polizia Comunale, dei vigili di Milano, in una nuova sala giochi che avevano aperto proprio di fianco al Duomo di Milano. E infatti i capi della Sisal, parlando fra di loro, consideravano Salvini un alleato contro la polizia e gli mandarono un regalo a Natale. E lui, interpellato dal fatto, ammise quegli incontri, ma negò di avere fatto degli interventi contro la polizia e disse di non ricordare il pacco natalizio. 2 anni fa ha promesso calci in culo ai giornalisti servi infami. Poi, quando i servi infami hanno cominciato a invitarli in tutti i talk show, ha smesso di chiamarli servi infami e di minacciarli di dargli dei calci. Ha definito più volte l'Unione Europea un gulag sovietico, poi è andato con Razzi, il prestigioso Razzi,
ambasciatore Razzi, in Corea del Nord e l'ha trovata molto bella, molto ordinata, e poi è andato nella Russia dell'ex capo del KGB Putin e l'ha trovata anche quella molto carina e molto democratica. Ce l'ha tantissimo con l'euro e con l'Europa, però bivacca in Europa esattamente da 11 anni a botte di 15.000 euro netti al mese, e quando passa a ritirarli è l'unico momento in cui l'euro non gli fa poi neanche tanto schifo. Memorabili le sue campagne per chiudere i campi Rom, però non ha mai spiegato dove li metterebbe i Rom una volta chiusi i campi, visto che sono cittadini comunitari e non si possono espellere. Grandiosa addirittura l'ultima idea di assistenza agli immigrati in alto mare senza farli sbarcare, per rimandarli indietro già al largo. Evidentemente pensa di rifocillarli su apposite piattaforme galleggianti munite di catering, ma anche uffici, computer eccetera, per verificare lì sul posto in alto mare quali sono richiedenti asilo e quali sono clandestini. Lui è così, lui a ogni problema ha immediatamente una soluzione semplicissima, facilissima, e allora non spiega mai per quale motivo la Lega, se ha davvero trovato la panacea per tutti i mali dell'Italia, in questi 20 anni non l'ha mai usata questa ricetta, perché non è che la Lega è stata sempre all'opposizione, anzi, la Lega ha governato 10 anni l'Italia su 20, 10 anni la Lombardia, 15 anni il Veneto e 20 anni Milano, eppure lì i campi Rom ci sono ancora e nessuno ha mai notato né in Lombardia né in Veneto esodi biblici di immigrati che ripartivano, anche perché lavorano e tengono in piedi l'economia. A proposito di Bibbia, dopo la strage di Parigi alla redazione di Charlie Hebdo, Salvini, che è anche un noto islamologo fra l'altro, disse in un programma di Sky che l'estremismo islamico deriva da un'errata interpretazione della Torah, che purtroppo è il libro sacro degli ebrei, e lui lo confonde evidentemente con il Corano, forse perché gli ricorda il dio Thor, figlio di Odino, nel cui culto celtico si sposò Calderoli nel famoso rito davanti anche al... c'era proprio un druido che era Formentini che celebrava le nozze. Quindi tranquilli, se la destra italiana passa da Berlusconi a Salvini rimane in buone mani, diciamo. L'altro giorno, per dire, non avendo più la Chieng da massacrare, Salvini si è scagliato contro un altro ghanese, il calciatore del Milan Muntari, e ha scritto: è un immigrato che non lavora, se ne torni a casa, casa tanto per cambiare, al che Balotelli ha commentato: ma davvero questo è un politico? Ma allora votate me che è meglio. Ecco, per trasformare Balotelli in uno statista ci voleva Salvini. Sentiamo Boschi.